con le votazioni. Ma in nessun modo. Partecipando alle elezioni. Penso di candidarmi alle prossime elezioni comunali. Attraverso i quotidiani, attraverso la televisione, seguendo anche i blog dei politici. Internet, telegiornali, di vari canali e giornali quotidiani. Ma non ce ne sono, insomma. Non so rispondere a questa domanda. Beh, la corruzione in modo particolare, l'incapacità di alcuni politici, la mediocrità in ogni caso. Il non ricambio generazionale. Assolutamente no. Per quella che è stata la mia esperienza scolastica, no. Si può migliorare? No. Sì. Non abbastanza. Penso che delle ore settimanalmente di politica a scuola dovrebbero servire. Direi contribuendo a facendoli partecipare a discussioni aperte. Io no, alla mia età no. Penso ai giovani sì. No. Sì, più democratica perché c'è più libertà di pensiero, di espressione ed è più facile condividere le proprie idee anche con chi magari non hai a portata di mano. Penso che i social network sono solo degli strumenti di svago. Io penso che i social network stiano un po' rovinando, penso. Secondo il mio punto di vista, stanno un po' rovinando quello che è vita privata, tutte queste cose qua. È una libertà in più, non penso la renda né più democratica né meno. Che lo sia nelle basi. Migliorare sarebbe da azzerare completamente Parlamento e Senato e rivedere un po' tutte le nostre istituzioni politiche. Quello svizzero penso perché c'è una partecipazione diretta maggiore che in Italia, ma probabilmente dipende anche dai diversi numeri di cittadini e di elettori, per cui penso che sia solo questo. Tutta la politica che c'è adesso, la generazione che è stata adesso, venga spazzata via e ci sia un ricambio generazionale. E l'unica cosa buona nella politica, non ne vedo di cose buone nella politica italiana. Beh, dovrebbe essere una politica un po' più snella, questa politica un po' del compromesso e queste storie. Ci dovrebbe essere un po' più di vivacità politica in Svizzera. Si va avanti più che altro, diciamo, sono dei buoni funzionari, dei buoni impiegati e meno politici, però il paese funziona.